Eccoci, buonasera e benvenuti a questa nostra puntata. Questa sera abbiamo un ospite veramente interessante, importante, e ve lo presento. È con noi Rino Capitanata. Buonasera Rino, come stai? Buonasera a tutti, buonasera Gaetano, grazie per l'invito. Ecco. Grazie a te. Allora, Rino Capitanata, se non lo conoscete ve lo presento io, è un musicoterapeuta, è produttore e anche editore, perché mi ha appena detto che ha anche una casa editrice, e ha lavorato con dei nomi veramente importanti dei maestri spirituali che ci sono oggi, come Brian Weiss, Doreen Virtue, Deepak Chopra e Louise Hay e tanti altri, anche il dottor Dyer. Allora, Rino, ciao, e ovviamente io ho voluto intervistare Rino perché Rino si occupa anche, organizza, produce musica angelica, ma non solo, perché adesso ci parlerà della sua vita e di quello che lui fa. Allora Rino, ciao ancora, buonasera, scusa se c'ho un po' d'ansia perché abbiamo avuto un problema di connessione, però adesso siamo tutto ok, ci sono già 40 persone collegate con noi, e allora io mi chiedo da dove cominciamo, che cosa ti ha spinto, da dove nasci tu, che cosa ti ha spinto a fare questo, quello che fai? Beh, tutto nasce dall'infanzia, perché comunque per me la musica è sempre stato un linguaggio, uh-huh. Un linguaggio misterioso che ancora oggi per me è un linguaggio misterioso, tuttora ancora da scoprire. Cioè non si finisce mai di scoprire questo linguaggio. È un linguaggio effettivamente misterioso. Pensa che Pitagora sosteneva che i pianeti che giravano intorno al Sole emettessero un'armonia. C'era un'armonia che muoveva questi pianeti intorno al Sole e diceva che solamente attraverso il silenzio, solamente attraverso un tipo di meditazione si riusciva a entrare in contatto con questa melodia dell'universo. La musica è un linguaggio che non passa attraverso la mente, ti entra dentro. Se ti sta piacendo in quel momento, c'è qualcosa che in te già si sta muovendo, cioè sta già lavorando su di te. Se non ti piace, non sta lavorando su di te, ma se ti piace, sta lavorando su di te. Logicamente la musica è stata anche un po' deviata dalla sua funzione. La musica per i greci, l'antica Grecia, ma anche per l'India, era unicamente una disciplina, un'arte che metteva l'uomo in contatto con il trascendente, con il divino. Infatti in Grecia cosa facevano? Suonavano davanti a questi meravigliosi panorami su un'isola con questo sole sul mare che tramontava, quindi c'era già, diciamo, un'atmosfera che predisponeva l'animo umano, certo. E la musica ti collegava col tuo trascendente, col divino. La musica, quella vera, è unicamente per collegare l'essere umano al divino. Interessante, e ovviamente quando noi ascoltiamo la musica, a seconda di quello che ascoltiamo, di quello che ti entra, ti cambia l'umore, no? Se sei di un umore giù, magari ascolti una musica che ti dà adrenalina, oppure se vuoi ascoltare una musica rilassante, ascolti una delle tue musiche angeliche. Noi questa sera volevamo farvi ascoltare dei brani di Rino, ma abbiamo visto che ci sono dei problemi tecnici per cui la musica non arriva come dovrebbe, quindi eviteremo di fare questo, ma trovate la sua musica e poi dopo ne parliamo profusamente ovunque su YouTube o anche su tantissimi CD che lui ha pubblicato. RinoCapitanata.com è il mio sito, basta andare su RinoCapitanata.com e trovano tutto. Comunque sul giardino dei libri e sulla macro c'è ampia discografia a disposizione. Sì, infatti ci ha salutato anche Sabrina della libreria esoterica, suppongo che anche loro abbiano tutti i tuoi... Senti, allora, leggevo nella tua biografia che tu lavori anche, e questa è una cosa che mi interessa veramente molto e sono sicuro che interessa molto anche i nostri videospettatori, lavori anche negli ospedali.
Ci vuoi raccontare questa tua esperienza? Penso che sia un'esperienza veramente molto toccante, no? Sì, approfondendo appunto la musica come linguaggio, faccio un attimo un piccolo cenno storico. Quando Roma ha conquistato la Grecia e ha notato che c'era quest'arte, non l'ha capita, l'ha portata a Roma e l'ha messo a servizio del potere. La musica era un'arte che ti metteva in collegamento col divino, col tuo trascendente, e invece Roma, non capendo la funzione fondamentale di quest'arte, l'ha messa a disposizione del potere. E tuttora abbiamo della musica che tu mastichi e poi la butti via, e musica che invece comunque ti eleva, musica che ti scioglie delle emozioni. Quindi c'è un tipo di musica, alcune musiche appropriate, che se composte con un certo stato d'animo, in certi momenti di grazia, accogliendo appunto accogliendo questi momenti di ispirazione, poi se vuoi parliamo anche come si fa a entrare in contatto con l'ispirazione. Cioè, comunque, ci sono alcune musiche che possono andare a sciogliere alcune emozioni bloccate. Ognuno di noi ha delle ferite, tante volte le portiamo dall'infanzia queste ferite, no? Poi le lasciamo lì. Però comunque queste ferite, come se fossero delle energie bloccate, che comunque ci creano delle problematiche. Ecco, la musica ha questo potere infinito. Una musica può arrivare a queste piccole emozioni bloccate, a volte anche da anni, tante volte da una vita, e scioglierle. E quando sciogli queste emozioni bloccate, è come se comunque accade qualcosa in te. Liberi queste emozioni bloccate. E quindi la guarigione è dovuta anche a questo. Noi abbiamo fatto tantissimi lavori per gli ospedali. Quello più importante l'ho fatto col dottor Giuliano Guerra, che è uno psicologo psichiatra. Abbiamo fatto tantissime riunioni all'ospedale di Gallarate per tutte le persone che avevano subito un infarto. E quindi queste persone dovevano comunque riprendersi. Noi in queste riunioni abbiamo stabilito, insieme ai medici, insieme al primario, si è stabilito che la guarigione avviene per tre motivi. 50% dalla autoguarigione, 25% dalla bravura del medico, l'altro 25% dalla fiducia che tu riponi nel medico. Ma la percentuale più grande è il 50%, che è l'autoguarigione, che noi abbiamo dentro di noi. La musica va a lavorare sull'autoguarigione. E quindi abbiamo creato delle musiche, anche degli accordi che andavano a lavorare sul chakra del cuore, con delle piccole parole di aiuto, come dei semi, e diciamo che è stato un buon successo, perché nel corso della giornata queste persone ascoltavano queste musiche, questo CD che si chiama Ama e calma il tuo cuore, è stata una produzione molto, molto interessante, e quindi ascoltando queste musiche, ascoltando queste parole semi, le persone cominciavano a ripristinare l'autoguarigione. Noi andavamo a lavorare sull'autoguarigione. Per lavorare sull'autoguarigione tu devi avere una fiducia in te, devi aprirti all'autoguarigione, e la musica e le parole andavano a lavorare su questa cosa qui. Poi abbiamo fatto anche dei lavori con altre persone, con altri medici, sull'Alzheimer. Ho fatto un CD sull'Alzheimer, dove una dottoressa mi ha chiesto appunto di fare un lavoro, è durato parecchi anni, sperimentando come reagivano le persone. Allora, la musica per l'Alzheimer non è che guarisce dall'Alzheimer, però è importante che la musica, poiché trapassa la mente, ha fatto sì che queste persone incominciassero a collaborare con i medici, con gli infermieri e con i parenti. Quindi un'apertura c'è stata. E per quanto riguarda le persone che hanno infartuate, che tipo di risposta hai ricevuto, avete ricevuto attraverso questo studio? Questo studio, tante persone hanno accelerato la guarigione. Ma? Hanno accelerato la guarigione perché hanno lavorato sulla propria autoguarigione.
il nostro lavoro, io e il dottor Giuliano Guerra, era solamente di attivare quel 50% di autoguarigione. Poi l'altro 25% era la bravura del medico e poi anche la fiducia che tu riponi al medico. Certo, certo, certo. Senti, allora abbiamo detto che la musica è uno strumento di cura che aiuta molto le persone a rilassarsi. Io stesso uso delle musiche quando faccio le mie meditazioni angeliche e quindi voglio dire, anche leggevo che sempre durante delle interviste che anche il DNA ha una vibrazione particolare. Ci vuoi parlare di questo? Ma noi siamo vibrazioni, cioè l'universo è nato, sappiamo benissimo, dalla vibrazione dell'OM, cioè tutto vibra, ma anche gli oggetti vibrano, anche le pietre vibrano. Noi in particolar modo vibriamo. E il DNA si è scoperto che appunto è una vibrazione che vibra, è un qualcosa che vibra. E quando, allora, gli esseni dicevano che ogni organo ha una sua musicalità. Sì. Okay. Quando noi ci ammaliamo su un organo, questo organo non suona più la sua musica, la sua armonia. E quindi si interviene per riarmonizzare questi organi. La musica vibra. Allora, noi siamo fatti di acqua, ok? E quindi un'armonia va a lavorare e come un diapason riarmonizza l'essere umano fino al DNA, perché il DNA è una vibrazione. Logicamente io continuo a dire che c'è musica e musica, c'è una musica che ti fa ballare e va benissimo, una musica rock che ti fa scatenare. Le musiche che vanno a lavorare come cura sono musiche un po' sottili, sono musiche un po' ispirate. C'è tutta una preparazione per queste musiche, è un vero e proprio lavoro, ma un lavoro proprio che deve fare il musicista a priori. Ecco perché gli dicevo, è fondamentale lavorare e accogliere il momento di ispirazione. L'ispirazione, faccio un esempio, è come un amante che ti viene a trovare, ma decide lei quando venirti a trovare. Tu non hai potere sull'ispirazione. Però puoi fare una cosa, devi preparare l'accoglienza per ricevere l'ispirazione. Uh-huh. Cosa significa preparare l'accoglienza? Significa che comunque devi fare una vita dove devi molto lavorare sulla qualità dei pensieri, sulla qualità della tua vita, e poi quando arriva questo momento è un momento di grazia, perché in effetti arriva in un attimo e in un attimo ti dà tutto ciò che hai bisogno per creare appunto delle musiche particolari. Tante musiche nascono quando arrivano le ispirazioni in un attimo. Se tu stai anche mesi a cercare la melodia giusta, più stai tempo più non arriva nulla. Certo. Perché lì vai sulla struttura mentale, vai con la mente. Puoi creare anche una struttura mentale perfetta, ma non arriva all'anima. La musica che arriva all'anima arriva solamente e unicamente dall'ispirazione, da questo momento di grazia di cui ti dicevo. Senti, quando tu componi, no, delle musiche, vai in un altro stato, no? Quindi in che stato ti trovi? In uno stato alfa, teta, delta? E canalizzi quando suoni? Certo. Allora, il primo step è il silenzio. Il silenzio a tante persone spaventa. Invece il silenzio è l'unica vera porta per accedere a certi percorsi spirituali. È l'unica porta. Cioè tu devi proprio aprirti al silenzio, devi accettare il silenzio. E quindi devi passare parecchio tempo in silenzio, dove all'inizio non succede assolutamente nulla. E poi attraverso il silenzio non ti arrivano le parole, ti arrivano immagini. E in quelle immagini ci stanno interi libri. Cioè, se io dovessi descrivere attraverso la scrittura delle immagini, veramente ci metterei tantissimo tempo, ma forse perderei anche la forza di quelle immagini. Quindi attraverso il silenzio
si entra in uno stato particolare dell'animo, dove arrivano delle immagini, delle informazioni, e tu non devi giudicarle, devi solamente osservarle. E queste immagini, se non metti il tuo mentale, ti portano, ti guidano. E l'altra cosa importante è vivere un po' da soli. La solitudine, anche questa, è un'altra porta importante. Per fare questo tipo di lavoro non puoi vivere dalla mattina alla sera tra un party e l'altro party. Certo, nulla. Io l'ho fatto per anni, ma ero un ragazzo. Quindi posso fare una differenza. E la solitudine per scelta è una ricchezza infinita, come anche il silenzio. Tu devi scegliere di stare da solo. Perché io credo, e ne sono convinto, attraverso la mia esperienza, che ormai e anche di parecchi anni, noi abbiamo tutte le informazioni dentro, basta solamente trovare la chiave d'accesso. Sì. E i pilastri sono solitudine e silenzio, per scelta non subita. C'è Gianna che ti fa una domanda: come musicista ha iniziato da subito a comporre musica così ispirata, oppure c'è stato un click nella tua vita? No, a 5-6 anni mio padre porta a casa una tastiera e mi dice di non toccarla. Quel non toccare significa toccala. e quindi il bambino, io ero un bambino che aveva una fantasia iper fantasia, questo mi ricordo bene. E volavo con la mia fantasia. E quando mio padre appunto non c'era, andavo su questa tastiera di nascosto, anziché suonare, provare a suonare musica che avevo ascoltato, io andavo a cercare delle note che mi mettessero in comunione con mondi lontanissimi. Era la fantasia di un bambino. Io trovavo quelle note e le suonavo a ripetizione come un mantra, e più le suonavo, trovavo la melodia giusta, le suonavo in continuazione, io andavo direttamente in una direzione e mi sentivo più vicino a non so che cosa, ma mi sentivo più vicino a casa. Erano mondi lontanissimi del bambino. La sua fantasia, però mi dava una carica. Io mi sentivo a casa con quelle note che trovavo e suonavo ripetizione come un mantra. Io andavo a casa, mi sentivo a casa. Quindi è cominciato veramente piccolissimo, da 5 anni. Sì, ed è rimasta questa caratteristica. A me non piace suonare le musiche degli altri, io devo sempre creare. E ti dirò di più, che ogni qualvolta faccio dei concerti o anche dei seminari, la forza della musica, che ancora oggi io sto studiando, è creare nel momento presente. Quando tu crei nel momento presente, attivi il divino che è dentro di te. E chi ascolta, può toccare questi punti, questa meraviglia, no? Questa parte divina, questa parte profonda che abbiamo dentro di noi. Senti, nel momento presente è fondamentale. È un'alchimia. Se io vado lì con una struttura, io attivo la tua struttura, cosa me ne frega? E ormai siamo in un mondo che è tutto struttura, è tutta plastica, bisogna creare in continuazione. Attraverso la creatività noi mettiamo a disposizione degli altri la nostra parte profonda, la nostra parte divina. Gianna sempre ti chiede, forse era la continuazione di una vita passata, di una vita precedente? Te la sei chiesta questa cosa? Perché a 5 anni già pensavi di creare musica con delle note nuove che creavi? Sì, probabilmente sì, me lo sono chiesto, però io vivo sempre nel momento presente. Perché altrimenti vado a creare una realtà virtuale, vado a crearmi delle immagini che non posso poi comunque confermare, posso solamente intuire, ma a me mi interessa il momento presente, perché io sono convinto che in quella frase che ha detto il Buddha, vivi il momento presente, io è da una vita che la sto studiando, e a 20 anni la vedevo in un modo, a 40 anni in un altro modo e così via, e ogni volta io trovo sempre qualcosa di particolare. Bisogna vivere il momento presente, questa è un'altra cosa fondamentale, e c'è veramente tanto da scoprire in questa frase. Tanto. Senti, io non sapevo che tu insegnassi dei seminari, che cosa insegni? No, di solito io accompagno dei relatori dove si fa esperienza. Allora, in questo momento la parola, in questo momento storico, la parola ha perso un po' la forza, perché ci sono troppe parole,
troppe falsità, troppe persone che comunque fanno copia e incolla, non si capisce più la vera verità. Quando c'è una vera verità, nascono tante altre false verità. La gente poi non capisce, quindi deve fare tutta una trafila, forse troverà la vera verità, no? E quindi hanno perso un po' la forza, la parola. Invece, in un seminario dove c'è... Io lavoro con tantissimi professionisti, con psicologi, medici. Adesso ho fatto due seminari bellissimi, stupendi, con la Selene Calori Williams. Lavoro con il dottor Giuliano Guerra, con la Giulietta Bandiera, con tantissime altre persone, anche con persone estere. Allora, l'esperienza qual è? È che c'è una parte dove il relatore spiega dei concetti sul tema e poi si fa esperienza. Si fa esperienza attraverso la musica, quindi io parlo e arrivo alla tua mente. Come faccio per far sì che questi concetti diventano parte della tua parte di te? Come faccio a far metabolizzare questi concetti? C'è la musica. La musica ti porta nel profondo, fa sì che tu attingi da queste parole e attraverso la musica diventa un'esperienza. La gente in questo momento ha bisogno di esperienza. Le parole ormai non hanno più quella forza di una volta. È vero, sì. Senti, prima mi hai fatto vedere un cofanetto meraviglioso, ce lo fai vedere per piacere? Sì, io ho fatto tantissimi dischi. Immagini. Ma questo qui sugli angeli è un cofanetto con tre lavori. Adesso lo metto più, eccolo qua. Ah. E precisamente dentro c'è, allora, i 72 nomi di Dio, che è un CD che ho fatto con Giulietta Bandiera, dove vengono nominati i 72 nomi divini in ebraico con le varie qualità, e alchimia pura con la musica ispirata. Quindi la Giulietta Bandiera, che è una famosa giornalista ed è anche molto brava, si occupa anche lei degli angeli, lei nomina in ebraico il nome dell'angelo, e già il nome è una vibrazione che comunque ti entra dentro e ti risuona con delle musiche ispirate. E per ogni nome c'è anche la qualità del nome, quindi quella qualità, ascoltando in ripetizione, diventa anche parte di te. Questa è una. Diventa quasi un mantra, no? È un mantra. Com'è? Sì. È come un mantra. Poi facemmo questo lavoro qualche anno prima, questo ha avuto molto successo, si chiama Heaven Voice, è un libro... Giralo, ok. Con CD. E qui sempre la Giulietta Bandiera ha scritto questo libricino, eccolo qui. Così, ok, fermo così. Sì, questo libricino, e la cosa anche rivoluzionaria che abbiamo fatto, questo c'ha credo più di 10 anni, lei ha nominato i nomi degli angeli. Lei li nomina. E quindi vengono nominati gli angeli, tutti gli angeli, con le musiche sempre ispirate. Interessante. E nel libro poi si parla appunto delle caratteristiche dei vari angeli. E questo l'hai editato, l'hai pubblicato tu, l'avete editato? Questo è il mio lavoro più interessante come musicista. Si chiama Il Codice Gregoriano, anche questo c'ha... No, devi metterlo un po' meglio. No, stai uscendo fuori, scusa. Tira adesso, ok, fermati così. Anche questo c'è un CD. Allora, questa è una storia bellissima. Ecco, raccontacela un po', che me l'ha raccontata prima, ed era molto affascinante. Sì, Il Codice Gregoriano. Allora, in pratica, a un certo punto ho voluto fare uno studio sulla musica sacra. Perché ebbi la fortuna di leggere la vita di un ebanista. Ebanista è colui che creava nell'antichità, nei secoli scorsi, degli organi. E questi organi, in queste cattedrali, in queste certose, dovevano comunque creare, attraverso la musica, un qualcosa di divino, di sacro, no? E quindi ogni ebanista aveva il suo segreto. E questa cosa a me mi affascinava tantissimo. Quindi attraverso alcuni collaboratori abbiamo visitato tre certose. La prima, quella di Padula, tra Campania... È in provincia di Salerno. Sì. Poi abbiamo fatto un'altra alla certosa di Capri, San Lorenzo, e un'altra quella di Firenze.
con un gruppo di monaci in certo sì, dove c'è appunto il canto gregoriano, questo antico canto gregoriano, che comunque è un canto dove sono stati fatti tantissimi studi. Tomatis fece degli studi e disse che effettivamente questi canti ti portavano in uno stato di grazia. E io ho suonato questi organi antichi di queste certose e io avevo un'emozione grandissima, perché veramente questi organi hanno una sonorità pazzesca. Io ricordo quando ero piccolo, questa è una cosa che poi mi sono portato dall'infanzia, ecco perché ho fatto poi uno studio sul canto gregoriano. Pensa che io avevo sempre 6-7 anni, mia mamma apparteneva a un ordine francescano e c'era questa cosa che alle 5 del mattino doveva sentirsi la messa, ma un giorno alla settimana. Lei non voleva andare da sola per strada e quindi mi svegliava, quello diceva dai accompagnami. Io ricordo queste strade freddissime, deserte, non c'era nessuno, era ancora buio. Beh, lei appena apriva la porta di questo monastero, era un monastero, tu immagina, luci, fumo di incenso e quest'organo meraviglioso. Lei andava subito in prima fila, io mi mettevo subito davanti accanto all'organista, che ormai lui mi conosceva, e io andavo in estasi alle 5 del mattino con quest'organo, con questi fumi, ma poi era pieno di gente, parliamo di parecchio tempo fa. E io comunque questa cosa mi è rimasta talmente dentro che poi quando ho deciso di fare questo lavoro sul canto gregoriano e ho suonato su questi antichi organi di grandissimi ebanisti, è stata per me una soddisfazione meravigliosa, bella veramente, molto bella. Mi ha completato. Senti, c'è una domanda di Sofia, che è questa, ma credo che abbiamo già in parte risposto, giusto? Sì, no, c'è una lucida presenza. Quando compongo c'è una lucida presenza, è un altro stato mentale, è un altro stato dell'anima comunque, però è una lucida presenza. E poi c'è questa signora che ti scrive e dice... La musica è come gli odori, arriva dove la parola non arriva, dritta all'anima, senza mediazione della mente. Certo, esattamente così. Non passa attraverso la mente la musica. Aspettiamo le vostre domande a Rino Capitanata. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra intervista. E, allora, so che questa domanda che ti faccio è un po' controversa, ma te la faccio anche per, diciamo, per scagliare una freccia... parliamo dei 432 Hz di cui abbiamo accennato prima e poi, ecco, parlami di questa cosa per piacere. Allora, la musica 432, sì, certo, la musica è nata con questa accordatura, va bene, però io continuo a dire a tutti i ragazzi che mi mandano delle demo o delle cose, la musica 432 è importante, ma non è tutto, perché tanti pensano, in particolar modo le nuove generazioni, che basta trasformare o suonare a 432 e hai svoltato. No, l'accordatura 432 è semplicemente una ciliegina che metti su una grossa torta. La torta è la qualità compositiva. Se c'è una qualità compositiva, va benissimo anche l'accordatura 432. Aiuta, arriva di più, certo che arriva di più, ma è fondamentale la qualità compositiva. Io continuo a dirlo, ragazzi, continuo a dirlo. È una cosa importante, ma se manca la materia prima, la qualità compositiva, non serve a niente. Bene, ok. Senti, abbiamo detto che non ci puoi far ascoltare nulla perché non si sente... Ci vuole un altro tipo di... Vogliamo provare in qualche modo... Io posso prendere una campana tibetana, se vuoi fare una meditazione ti accompagno con una campana tibetana. Eh sì, però volevo ancora fare qualche domanda, perché sicuramente farò la meditazione angelica, visto che oggi è l'11 settembre, 11 è la vibrazione dell'Arcangelo Michele, io ogni 11 cerco di fare una meditazione. Però, ecco, c'è questa domanda che sta arrivando. Ok. Come hai fatto a capire... Quali sono i segnali? Allora, io credo che ognuno di noi, a un certo punto della vita, cioè fino ai 20 anni io ho fatto di tutto e di più, come ogni ragazzo ho sperimentato tutto,
arrivato verso i 27-28 anni, incomincia a chiederti delle cose. E quindi a un certo punto hai due scelte: o aggregarti a uno status della massa mentale, quindi stai in piazza, incominci a pensare come la massa delle persone, oppure dici no, mi sta stretta questa cosa qui. Io a 26-27 anni ho detto mi sta stretta questa cosa qui. E quindi ho deciso di fare l'esploratore di me stesso. Quindi avevo bisogno di isolarmi, di fare arte attraverso la pittura, attraverso la musica. Io per tanto tempo ho fatto il pittore, vivevo a Roma, a Via Margutto ho fatto tantissime mostre con la musica, creavo le musiche per alcuni quadri. E qual era la domanda? Mi sono perso. Sì, la domanda è questa. Ah, come hai fatto per... Ok. E a un certo punto ho sentito il bisogno di esplorare. All'inizio non succede niente, però devi comunque andare avanti. Devi esplorare te stesso, devi incominciare ad ascoltarti, devi incominciare a capire. Non devi leggere i libri per capire te stesso, puoi arrivarci tu a capire te stesso. Ed è la cosa migliore, no? E quindi ho incominciato appunto ad osservare. La cosa importante è osservare. Osservare la vita, osservare le persone, ascoltare tantissimo gli altri. Però in una posizione di non giudizio, solamente osservare l'andamento delle cose. Osservare anche la natura. Ad esempio, se tu vuoi ascoltare la natura, entrare in contatto con la natura comunica con un andamento lento, parlando di musica. Se tu vuoi ascoltare la natura, entrare in contatto con la natura, in un modo nevrotico, la natura è da una parte, tu sei da un'altra parte. Se tu vuoi entrare in contatto con la natura comunica con un andamento lento. L'albero cresce lentamente, il fiore si apre lentamente. Quindi devi proprio abbassare i tuoi ritmi, devi respirare in un certo modo, devi incominciare a svuotare la mente e non far correre la mente, perché la mente che poi ci trascina in un certo ritmo. Quindi abbassare proprio i pensieri e tutto, ed entrare con un andamento lento a osservare la natura, e ti senti poi parte della natura. Noi siamo parte della natura. La natura è una madre. Io quando entro in un bosco mi rigenero, ma devo entrare in quell'andamento lento per percepire. Io consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare in un bosco, svuotare la mente e cercare di percepire la natura che ci parla, ci comunica con un andamento lento. Se noi entriamo in quell'andamento lento, la natura ci dà tantissimo. Molto, molto, molto bella questa cosa. Grazie, grazie per avercela condivisa. Allora, c'è Felicetta che ti fa questa domanda. Come si fa? Sì, ci sono delle... Però io continuo a dire, perché poi ci perdiamo in questa cosa qui. La musica 432, ok, va bene, ci sono degli strumenti dove puoi vedere che... Ma per capire se la musica sta lavorando su di te, ti deve emozionare, lascia stare la 432. Quella è solamente una ciliegina. Se la musica ti sta emozionando, quella ha già un valore, ok? Poi anche la 432, ma la musica deve emozionare, perché altrimenti noi ascoltiamo di tutto e comunque, cioè la musica per lavorare su di noi ci deve emozionare, ci deve muovere dentro, e quella è la cosa più importante. Sì, senti, prima quando parlavi del fatto che dipingi anche, c'è questa signora che ti fa questa domanda. Sì, creavo musiche, quando facevo le mostre a Via Margutto, via Margutto facevo musiche per i miei quadri, però io ho anche, attraverso la mia etichetta discografica Capitan Art, io ho fatto tantissimo, avendo una sensibilità da pittore, io ho fatto anche tantissime musiche per grosse mostre d'arte. Ho fatto musiche per Caravaggio, Leonardo da Vinci per gli Uffizi, Raffaello per... la Galleria Borghese a Roma, Bruegel, ho fatto Vermeer, ho fatto Miró, ho fatto tantissime musiche per mostre d'arte. Wow. Perché questo?
Perché una volta, stando agli Uffizi, dove ho tantissimi amici, dove appunto collaboro da diverso tempo, facevo anche una personale una volta su Leonardo da Vinci, dove c'era un'ambientazione proprio con le mie musiche in questa galleria. Mi sono accorto che tante persone passavano davanti ai quadri di Leonardo da Vinci e guardavano il quadro come se fosse un poster. E io mi sono chiesto in quel momento, perché non creare un ponte tra l'osservatore e l'opera d'arte? E la musica poteva essere un ponte. E quindi ho per ogni autore ho preso dei quadri e ho creato la musica per questi quadri. Quindi tu puoi stare direttamente a casa, osservare il quadro e ascoltarti la musica ed entrare dentro ancora di più all'opera. Le musiche che ho fatto per le gallerie d'arte hanno un altro tipo di genere, non è musica curativa, è ancora un'altra cosa. L'ho fatto con un quartetto d'archi di Salisburgo. Ho letto anche da qualche parte che le tue musiche vengono ascoltate anche sugli aerei. Sì, da parecchio tempo, da un ventennio. Perché sì, l'Alitalia e anche una compagnia internazionale mi chiesero appunto di fare delle musiche perché c'erano delle persone che avevano dei momenti di panico, no? Quindi la musica poteva aiutarli. Andò benissimo 20 anni fa, facemmo tantissime scalette e su tanti aerei trovi la mia musica per rilassarti, calmarti. Se hai un momento di panico, ti mettono subito la cuffia con alcune musiche. Ah, wow, che bello! E questo vale anche per l'insonnia, e sicuramente delle musiche appropriate per qualsiasi tipo di emozione, no? Sì. L'insonnia, devi ascoltare la musica e abbandonare i pensieri. E a quel punto, se riesci a... Perché l'insonnia è solamente quando siamo ancora attaccati a certi pensieri, a certi percorsi mentali che non abbiamo risolto, che ci tolgono energia, no? Anche questa è una cosa importante di abbandonare certi flussi mentali, perché a volte ci tolgono energia. Bisogna avere la mente vuota quanto più è possibile. Vuota significa che non pensare più attraverso una miriade di pensieri, ma osservare e capire attraverso le immagini, che è un'altra qualità. Senti, io, come tu sai, insegno Reiki da tanto tempo, da 30 anni, e lavoro molto con il chakra del cuore. Ho letto che anche tu, voglio dire, lavori molto con questo chakra proprio per l'espansione e la guarigione del cuore emozionale. Certo. Mi vuoi parlare di qualche in particolare rispetto a questa cosa? Sì, sì. Penso che il mio primo disco che feci tantissimo tempo fa era proprio un disco Reiki che si chiamava Nel giardino del cuore, in the garden of the heart. Sì, il chakra del cuore è fondamentale perché il cuore ha una sua intelligenza e ha anche un'energia radiante molto più grande di quando noi immaginiamo. Devi comunque avere un cuore sensibile, devi avere comunque tanta compassione e tanto amore nel tuo cuore. A volte, quando hai attivo questo cuore radiante, puoi arrivare anche alle persone senza parlare. E puoi anche creare un'atmosfera senza parlare. Tante volte dici, sono stato con quella persona, che bella persona, sono stato benissimo. Probabilmente questa persona aveva un cuore radiante che ti ha fatto star bene. Ecco, questa è una cosa fondamentale da tenere presente, secondo me. Bene. E di attivare questo cuore radiante. Perché se ognuno di noi, anziché subire tutto ciò che sta succedendo ultimamente, si attiva con piccole cose. Allora, il cuore radiante è una cosa, secondo me, bellissima. Quando stai con delle persone, cerca di dare. E un'altra cosa fondamentale, abbiamo un grosso potere, se tutti insieme lo mettessimo in atto, sarebbe veramente una cosa meravigliosa e avremo veramente un'arma invincibile, la immaginazione. Noi possiamo immaginare ogni mattina, tutti insieme, un mondo migliore, un pianeta risanato, un mondo pieno d'amore. Perché? Ma anche prima di addormentarci, immaginare
immaginare cosa esattamente vuoi. Immagina, lo diceva anche John Lennon. Imagine è stato il pezzo più uno dei pezzi più belli e più forti. Sono due o tre accordi, però le parole e i concetti sono fondamentali. Assolutamente. Sì. E quindi certo, immaginare è fondamentale. Io invito tutte le persone che ci stanno ascoltare di immaginare ogni mattina un mondo come noi vorremmo che fosse, e anche la sera prima di addormentarci immaginiamo un mondo migliore tutti insieme. Spesso durante le mie meditazioni proprio visualizziamo un mondo diverso, un mondo fatto di pace e armonia, o piuttosto che la Terra, no? E c'è questa domanda. Eh sì, certo. Sì, certo, la musica è un diapason. Se noi viviamo una vita frenetica con ritmi ormai disumani e con mass media che ci immettono paura dalla mattina alla sera, senza entrare dentro all'argomento, abbiamo bisogno. Allora, queste paure che ci immettono, questo stress, questi ritmi frenetici, comunque ci. E ci, se noi fossimo degli strumenti ci scordiamo, cioè perdiamo l'accordatura quella principale. La musica ci può portare sulla nostra centratura, quindi sulla nostra accordatura, e può essere come un diapason, ci riporta a essere quello che noi siamo realmente. E quindi allora un consiglio che posso dare è trovare quello che diceva Battiato, un centro di gravità permanente, ce l'abbiamo dentro, e cerchiamo di abitarlo, questo centro di gravità permanente, una volta trovato, e portiamo tutto lì. Se noi siamo stressati, abbiamo subito delle cose che non ci andavano bene, oppure abbiamo letto delle notizie che ci hanno immesso paura, dobbiamo andare in questo centro di gravità permanente che è dentro di noi, e attraverso la musica possiamo ritrovare quella serenità. E seguiamo sempre questo centro di gravità permanente, quello è fondamentale, quello è un punto fondamentale. È lì che c'è la nostra vita, è lì che c'è il nostro eterno. Bello, 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 bellissimo. Allora, se tu vuoi, mi vuoi accompagnare con la campana tibetana, possiamo pensare di fare questa meditazione insieme. Dovrei averla, un attimo solo. Vabbè, non sono mai stato accompagnato dal vivo da un musicista di così tanta importanza, per cui tanto tanta tanta gratitudine. Aspettiamo che Gaetano, mi dispiace, l'ho portati a un seminario, sono rimasti lì la campana. Ma dai, ma veramente, stavo dicendo che sarebbe stata una cosa meravigliosa. Allora accompagnami con un altro strumento. Non ne ho altri, aspetta. Si sente? Sì. Dai. Che cos'è? Un wind chimes? Che cos'è? Sì, me l'hanno portato dall'America. Ah. Sì, è qualcosa che chiama gli angeli. Sì, sì. Va bene, allora facciamo una piccola meditazione insieme? Why not? Ok. Allora chiudete tutti gli occhi. Questa sera è l'11 di settembre, è bellissimo il mese di settembre, e quindi abbiamo la vibrazione dell'Arcangelo Michele con il numero 11, come sapete. E l'arcangelo, quindi invochiamo la presenza dell'arcangelo Michele vicino a noi. E questa sera, riportandoci anche alle parole di Rino, vorrei che tutti quanti noi pensassimo, prima di tutto facessimo silenzio nel nostro cuore, e quindi anche se avete disturbi esteriori nella vostra casa, cercate di essere centrati su voi stessi,
e fare osservare silenzio nei vostri cuori e dentro voi stessi. E percepite la presenza dei vostri angeli custodi, uno a destra e l'altro a sinistra del vostro corpo fisico. Sentite anche come questi campanelli portano gioia e serenità nei vostri cuori. Pensate che questi campanelli sono i chiama angeli, quindi tanti angeli intorno a voi questa sera. E questa sera speciale, in questa vibrazione meravigliosa del numero 11, è presente intorno a noi l'Arcangelo Michele con la sua luce blu. E proprio sentiamoci avvolti da questa meravigliosa luce che ci protegge, ci guida e ci conforta. E cerchiamo di immaginare questa luce che si irradia nel nostro corpo fisico, apre il nostro cuore, sentiamo proprio le vibrazioni di questa luce e la frequenza dell'Arcangelo che brandisce la sua spada di luce e che benedice tutti noi. Benedice il nostro essere divino, benedice i nostri corpi fisici e i corpi di luce e tutti insieme vibriamo con questa meravigliosa energia dell'Arcangelo. E queste melodie che sentiamo fanno in modo che tutti noi siamo insieme connessi gli uni agli altri. Come le parole ascoltate prima, immaginiamo serenità, pace e armonia nelle nostre case, fuori le nostre case, nelle nostre città e negli ospedali. E osserviamo come questa meravigliosa luce di guarigione si espande in tutte le città e nei cuori di tutte le persone. E sulla terra tutta. È come se l'Arcangelo Michele in questo momento ponesse un mantello di luce
dorata su tutta la terra per guarirla pian pianino. E tutti quanti noi dovremmo cercare di osservare questa terra illuminata dagli angeli e dagli arcangeli. E pian pianino ritorniamo insieme, sempre accompagnate da questi trilli meravigliosi, angelici, e ritorniamo pian pianino in questa, da questa breve meditazione, ma molto sentita, che ha sicuramente riempito i vostri cuori di pace e serenità e armonia e grandissimo amore per tutti. Namaste. Grazie. Bene, bella. Grazie. Vediamo se qualcuno, adesso le persone ritorneranno da questo viaggio insieme. E magari ci danno dei feedback, altrimenti, o anche no. È stato bello, no? Essere accompagnato da Rino Capitanata per la prima volta, è questo personaggio così importante che ha accompagnato veramente grandissimi nomi, e quindi sono stato veramente felice e grato. Ti ringrazio, Rino, per questa cosa, per questa esperienza meravigliosa. Non solo, ecco, per esempio, Patti dice questa cosa. Sì, Campanelli, sì, certo. Aiuto tantissimo. Questo è, tra l'altro, è un regalo che arriva dalle Hawaii. Ah. E credo me la portò un'amica della Dolin Virtu. Ah, penso. Sì. Ok. Sì, sì. È proprio è stato fatto proprio per da mettere su un albero per richiamare gli angeli. Sì, sì, certo, certo. Sì, sì, io nel mio giardino inglese ne ho due o tre, perché qui purtroppo no, ma sicuramente forse anche qui a Napoli sarebbe, non sarebbe male metterne uno per tutto il caos che c'è nella città, sicuramente questo ti calmerebbe, ma devo pensarci in effetti. Va bene, Rino, ti ringrazio tanto per questa intervista, questa prima intervista, grazie per essere stato con noi su Bridges of Light, e sono sicuro che saremo ancora insieme per qualche altra puntata. Va bene, ok. Grazie a te, grazie alle 95 persone che ci hanno seguito questa sera, e niente, ci sentiamo sicuramente. E senti, delle persone mi stanno chiedendo dove possono comprare i tuoi CD. rinocapitanata.com, oppure vanno sul Giardino dei Libri o la Macro Librarsi,
e mettono Capitan Art, che è l'etichetta con cui io produco questi CD. Questi ecco, libri. Io non posso scrivere questa cosa perché per qualche motivo non mi dà la cosa, però Capitan Art, ma basta che mettete su Google Rino Capitanata e trovate tutte le informazioni. RinoCapitanata.com e trovate tutte le informazioni. Allora, grazie mille, ciao e a presto. Grazie. Buonasera a tutti voi, ci vediamo domani sera alle 21:30 per parlare di Reiki. Ciao!